Miriam Leone, sirena nel mare di settembre. La lunga estate di Miriam Leone continua e la bella attrice e conduttrice pubblica uno scatto in costume mentre fa il bagno nelle acque limpide della sua Sicilia. Miriam è la nuova sirenetta. Miriam Leone sta trascorrendo alcuni giorni di relax e vacanza nella sua città di origine, a Cireale, in provincia di Catania, ma non dimentica di deliziare i fan con uno scatto su Instagram. La bella attrice siciliana fa il bagno anche quando piove, come scrive nella didascalia che accompagna la foto. Miriam è ritratta dall'alto immersa nelle acque limpide e cristalline di Aci Trezza, con un costume intero bianco e i capelli tutti raccolti da un lato. La reazione dei fan è immediata, l'attrice è bella e sinuosa come una sirena e, infatti, più di un ammiratore la paragona complice anche la chioma rossa di Miriam ad Ariel, la famosissima sirenetta della Disney. L'ex Miss Italia è in Sicilia da qualche giorno, per ricaricare la spina nei luoghi del cuore, dopo un'estate trascorsa in viaggio tra il Giappone e la Thailandia. E, da quando è nella sua amata terra, Miriam sta dedicando meno spazio ai selfie e sta pubblicando le foto dei luoghi in cui è nata e cresciuta, a Cireale, a Aci Trezza, a Aci Catena. L'attrice e conduttrice TV è legatissima alla sua terra natale, dove ha trascorso un'infanzia e un'adolescenza felicissime e, quando gli impegni di lavoro glielo permettono, torna in Sicilia per riabbracciare la famiglia e rivedere i posti che l'hanno vista diventare una giovane donna. Dopo la fine della lunga storia d'amore con Davide Busta di Leo, Miriam sembra concentrata esclusivamente su se stessa e sulla propria carriera cinematografica. Da Miss Italia ad attrice. La carriera di Miriam Leone decolla con la partecipazione e la vittoria a Miss Italia, nel 2008. Durante la manifestazione, le viene assegnata anche la fascia di Miss Cinema, che le consente di partecipare ai corsi di Anne Strasberg dell'Actors Studio. Dopo la vittoria, Miriam conduce, con Arnaldo Colasanti, Una mattina estate, nel giugno del 2009. Alla trasmissione, seguiranno Mare Latino con Massimo Giletti, Mattina in famiglia con Tiberio Timperi e poi Una mattina in famiglia. Contemporaneamente, Miriam comincia a lavorare come attrice nella commedia Genitori e figli Agitare bene prima dell'uso e in diverse fiction televisive, tra cui Distretto di polizia. Per alcuni anni, la bella catanese alterna conduzione e recitazione, dimostrando a tutti di essere a proprio agio in entrambi i ruoli. Uno dei ruoli più importanti che le vengono affidati è quello di Veronica Castello nella serie TV di Sky 1992, ambientata a Milano negli anni di Tangentopoli. Con La dama velata e Non uccidere, due fiction che riscuotono molto successo, Miriam riceve riconoscimenti di critica e di pubblico e viene scelta da PIF, Pier Francesco Pingitore per interpretare il suo In guerra per amore. Seguono altri due film, Un paese quasi perfetto di Massimo Gaudioso e Fai B e I sogni di Marco Bellocchio e La conduzione, con Fabio Volo e Geppi Cucciari, dell'edizione della Domenica di Le Iene.